No, ci stiamo purtroppo, come hai detto te, abituando male, perché poi quando prendi queste batoste fanno male un po' a tutti, fanno male alla gente che ci viene a seguire, fanno male allo staff, fanno male ai giocatori, fa un po' male a tutto questo ambiente. È chiaro che dobbiamo guardarci negli occhi e trovare al più presto una soluzione importante perché così non si può andare avanti. Ecco, mister, ma cosa non va in questa squadra? Ora, al di là, della forza dell'avversario, oggi ci si aspettava una prestazione con più grinta, una squadra con più carattere, una squadra che avesse un atteggiamento diverso in campo. Poi si può anche perdere, però ci sono diversi modi, di subire sconfitte. Proviamo a dare una Ma spiegazione alla sua rilettura. sì, la spiegazione è facile, è che purtroppo ora in questo momento hai la sensazione che come prendi un gol, come prendi uno schiaffo invece di reagire, subisci e non hai una reazione composta. Composta intendo a volte anche troppo, ci sbilanciamo anche un po' troppo perché poi un certo equilibrio devi sempre averlo. Però quello che percepisco è la non reazione anche a livello caratteriale, a livello di determinazione, di contrasto. Per cui non so, faccio fatica a trovare delle risposte perché è evidente che qualche problema c'è. C'è una differenza tra le sconfitte di inizio campionato e queste ultime. Ne ha parlato anche il mister, ha detto mancanza di reazione dopo un episodio sfavorevole, però a me sembra che queste ultime debacle non siano proprio solo un fattore di mancata reazione. Sembra che la squadra cominci a credere poco in quello che fa. Oggi abbiamo visto dopo 30 secondi un intervento da Arancione, in 12 minuti due gol. Un primo gol preso su ripartenza 2 contro 3, cioè non è solo mancanza di reazione, sono degli errori che non Sì, possono certo. essere spiegati solo dal punto di vista psicologico. No, sicuramente qualcosa di sbagliato c'è. Probabilmente, almeno vedendo il primo gol e soprattutto il secondo, siamo mancati nel riaggredire la palla. E addirittura eravamo in superiorità numerica, per cui, come ha detto Benedetto, dopo 30 secondi un fallo di Kim Mateng rischiato di essere espulso. Ci sono tante dinamiche che dobbiamo cercare di risolvere al più presto, perché sennò mi sembra dura, perché sennò stai sempre a chiedere scusa al tifoso, scusa di qua, scusa di là, e ora le scuse le porta via il vento. Bisogna darsi una svegliata tutti quanti, i primi siamo noi, dallo staff fino all'ultimo giocatore infortunato. Ecco, mister, anche qualche scelta iniziale che ha un po' sorpreso tutti, no? Per esempio Bernardotto lasciato in panchina, come si voleva leggere la partita, cosa si voleva dimostrare? Quello sono state fatte delle scelte perché comunque in settimana valutiamo tutti i giocatori. Chi è più in forma gioca. E Birligea in questo momento per noi era pronto ed è entrato in campo, come abbiamo fatto entrare dal primo minuto Kiri Mateng. Per cui non è tanto chi entra, è l'atteggiamento che poi è composto da 11 giocatori che scendono in campo e dallo staff che gli indica delle direzioni. Per cui ecco, mi dispiace sempre dire le stesse cose, però bisogna uscirne fuori cercando di eliminare più errori possibili. Volevo chiederti se avevi parlato con il mister, se sì, che cosa ti ha detto, che cosa vi siete detti e se cominciasse a avvenire.
già un po' di preoccupazione, perché insomma 19 punti il girone d'andata iniziano ad essere preoccupanti, Sì, sono. onestamente, anche perché dietro c'è Limolese che però ha 2 punti di penalizzazione, altrimenti sarebbe davanti anche Limolese. Sì. No, il mister ancora non l'ho sentito, non ci siamo parlati. È chiaro che la classifica è compromessa in questo momento, anche se vedendo un po' i risultati di oggi, se sempre è lì a pochi punti dalla zona fuori play-out. Però in questo momento ci sei, devi renderti conto che l'obiettivo è stato sempre quello della salvezza. In questo momento qui diventa ancora più importante e più determinante. Per cui, ti ripeto, bisogna soltanto trovare delle soluzioni al più presto. Il mercoledì arriva Rentella, bisogna muovere la classifica per forza di cose. Mercoledì abbiamo un'altra partita impegnativa, un'altra squadra che è programmata per vincere il campionato. L'abbiamo affrontata nel girone d'andata e rivedendo quella partita lì, dovremmo iniziare da quell'atteggiamento lì. Se non iniziamo con quell'atteggiamento lì, nonostante la sconfitta, ma c'era una squadra in campo. E questo lo ripeto perché per le ultime partite, al di là di Pontedera, la squadra non la stiamo vedendo in campo.